Il Pescara è partito in mattinata alla volta di Crotone, dove cercherà di difendere il secondo posto e magari avvicinare ancora di più la prima piazza, attualmente occupata dal Sassuolo e distante una sola lunghezza. Sono 21 i giocatori che si sono imbarcati sul volo charter alla volta della Calabria. Nella lista non figura Lorenzo Insigne, fermatosi nell'allenamento di domenica a causa di una contrattura che lo terrà lontano dal campo di gioco per 15 giorni. Al suo posto, nel tridente di Zeman, appare quasi scontato l'impiego di Danilo Soddimo, dato che il Pescara, così come le altre, tornerà in campo già sabato in casa contro la Regina, il tecnico ceco potrebbe anche attuare un mini turnover. In mediana, ad esempio, Kone potrebbe rilevare l'ottimo Nielsen. Sul fronte mercato, il DS Daniele Dell'Icari ha perfezionato due operazioni in uscita. Filippo Petterini, dopo 2 anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, lascia Pescara a titolo definitivo, accettando l'offerta del Barletta, ambizioso club di Lega Pro. In Puglia, Petterini, che era in scadenza di contratto, ritroverà un altro ex pescarese, il difensore Andrea Mingoni. In prestito invece alla Ternana passa Stefano Giacomelli, che con l'avvento di Zeman ha trovato sempre meno spazio. Appena 280 minuti giocati in 6 partite per l'esterno umbro. Tornando alla partita dello Scida, l'anno scorso il Pescara vinse 1-0 grazie alla rete di Bonanni e nonostante l'inferiorità numerica causa l'espulsione di Ariatti, fra l'altro l'unico fra i giocatori che non rientrano più nei piani del club a non aver trovato ancora una sistemazione.